Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Per stampare un flyer ci sono varie tipologie di stampa classica che si possono utilizzare, così come per stampare un oggetto in 3D ci sono vari metodi. Ognuno ha i suoi pregi e i suoi limiti ben precisi, per cui oggi vi spiegherò quali sono le tre tecniche di stampa 3D più utilizzate attualmente sul mercato. Siete pronti? Andiamo a vedere! Un oggetto stampato in 3D, pensate bene a quello che sto per dire, si sviluppa in ben tre dimensioni. Geniale, non ci avevate pensato. Le due dimensioni base sono l'asse X e Y, quelle che creano la bidimensionalità, mentre la tridimensionalità del pezzo è dato dall'asse Z. Su quest'asse, infatti, si sviluppa in verticale il pezzo ed è la caratteristica comune di tutte le tipologie di stampa 3D, che si differenziano però per la modalità di costruzione dell'oggetto proprio su quest'asse. Ottima l'idea anche di far parlare dell'asse Z a un romagnolo, l'unica lettera che ci manca. La prima modalità di stampa di cui vi voglio parlare è la FDM, cioè la modellazione a deposizione fusa. Di cosa si tratta? In pratica, il materiale termoplastico utilizzato per la stampa viene preso da una bobina, passa attraverso un ugello riscaldato e questo permette alla macchina di depositarlo su un piatto e fare in modo di costruire l'oggetto a seconda delle indicazioni prese dal file. Quindi l'oggetto viene creato appunto sull'asse Z strato dopo strato, praticamente come farebbe un pasticcere per creare una torta, strato dopo strato. Abbiamo una torta per caso che mi è venuta fame? Il principale pregio di questa tipologia di stampa è chiaramente l'economicità. Difatti, una stampante di questo tipo e i materiali per questo tipo di stampa sono veramente accessibili e alla portata di tutti perché il costo è molto basso. I limiti che invece può avere questa tecnologia sono la non elevatissima precisione e comunque il tempo molto lungo di stampa, per cui se dovete fare un pezzo, un oggetto stampato in 3D singolo va benissimo, ma se dovete produrre degli oggetti in serie, forse i tempi si allungano un po' troppo. La seconda tipologia di stampa che vi voglio spiegare è la stampa SLS, cioè sinterizzazione a laser selettiva. A differenza della stampa FDM che usa un filamento per creare l'oggetto, in questo caso si usa una polvere sempre di un materiale termoplastico come può essere il nylon PA12. La polvere di nylon viene in questo caso stesa all'interno di una cabina di stampa e poi la macchina con un apposito raggio laser va a fondere i punti che sono indicati nel file per creare appunto l'oggetto sul nostro asse Z. Quali sono i pregi di questa tipologia di stampa? Sicuramente ha una qualità dimensionale ottima, una maggiore resistenza, un tempo molto più rapido di produzione e soprattutto i vari strati in cui è creato l'oggetto sono praticamente invisibili. Questa tipologia di stampa fino ad ora è stata la più diffusa per i processi di stampa 3D industriale. L'ultima tecnica di stampa 3D di cui vi voglio parlare è la stampa MJF, Multi Jet Fusion. Perché in questo caso ho usato un termine inglese? Non lo so. La stampa è sempre effettuata su un letto di polvere di nylon, ma a differenza della stampa SLS in cui i vari punti si vanno a fondere tramite un laser, con questa modalità si sfrutta una tecnologia di stampa a getto di inchiostro brevettata. In pratica la stampante non fa altro che andare a colorare di nero i vari punti che servono per creare l'oggetto. Poi delle lampade alogene portano la temperatura fino a 180 gradi andando a fondere i vari punti. Le parti che non sono state colorate non vengono quindi stampate e vengono poi scartate in una fase successiva. Tutto questo processo viene comunque supervisionato da telecamere sensibili al calore che fanno in modo che la temperatura all'interno della cabina di stampa risulti sempre omogenea. Quali sono i pregi di questo tipo di stampa? Come per la stampa SLS ha un'ottima precisione, ma ha una tempistica di stampa 10 volte superiore alla sinterizzazione laser. Questa tecnica, la MJF, è quindi la migliore attualmente per produzioni industriali. Essendo un service di stampa 3D, noi di PolyD utilizziamo proprio quest'ultima tecnologia, la Multi Jet Fusion. Bene, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. E anche a seguirci su tutti gli altri nostri canali social. Ciao a tutti e buona stampa 3D!